Per giudicare servono preparazione e passione per la giustizia. Ce lo insegna Gesù nel Vangelo, la giustizia, rammenta Francesco. Non è un semplice insieme di regole applicate tecnicamente, ma una disposizione del cuore. Se non la instauriamo anzitutto in noi, nessun ordinamento giuridico ci salverà, riflette oggi il Papa inaugurando lui, eccezionalmente per la prima volta, l'anno giudiziario del Tribunale Vaticano, ora presieduto dall'esperto magistrato Giuseppe Pignatone, scelto da Francesco. Ci vuol prudenza, esorta, per distinguere vero e falso, temperanza per valutare i fatti con equilibrio, fortezza per resistere a pressioni e passioni, oltre al di più di misericordia con cui anche il condannato alle pene più dure trova il riscatto della speranza. Poi ricorda le recenti riforme per conformare le leggi vaticane al diritto internazionale, specie nel contrasto ai reati finanziari. Cita il processo in corso su situazioni finanziarie sospette che accusa mal si conciliano con la natura e la finalità della Chiesa. Si parla, pur senza nominarlo, del caso del palazzo di pregio acquistato a Londra dalla Santa Sede. Il positivo è comunque che le segnalazioni sono partite da dentro il Vaticano. Questo dimostra l'efficacia e l'efficienza delle azioni di contrasto. Questo cammino, promette infine, proseguirà non solo con le riforme, ma anche avviando nuove forme di cooperazione giudiziaria.